Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati lunedì 1° di marzo, io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento del mattino con le notizie e quindi lunedì 1° marzo cambia il mese, cambiano i colori, da oggi nuova colorazione delle regioni con le restrizioni che aumentano, un'unica regione che è la Sardegna che passa nella tanto agognata fascia bianca, quella diciamo a minor rischio, dove i contagi sono meno di 50 ogni 100.000 abitanti e quindi comincia a vedere un pochino la luce, mentre tante altre invece aumentano le restrizioni. Nel fine settimana la grandissima polemica per la festa improvvisata nella darsena milanese, che probabilmente avrete visto con le immagini della festa con la musica, i cocktail, le mascherine abbassate e anche la polemica del sindaco Beppe Sala, che poi il giorno dopo, un po' in ritardo, ha chiuso la darsena con transenne e vigili urbani. Intanto Mario Draghi sta lavorando al piano vaccinale, si capisce che voglia centrare un pochino la gestione a livello statale senza dare troppa autonomia alle regioni e si sta anche immaginando di somministrare una sola dose di vaccino senza fare il richiamo, per cercare di immunizzare, seppur un po' meno, più persone possibile. Su questo, su questa ipotesi, come sapete, gli esperti sono divisi, c'è chi dice che il protocollo va seguito così come è stato fatto, altrimenti non ha senso, c'è chi dice meglio un po' meno ma per tante persone, per arrivare a una quasi immunità di gregge. Vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà a livello governativo. Quel che è certo è che dovrebbe arrivare entro la metà del mese di marzo anche il via libera dell'EMA al vaccino di Johnson & Johnson, quello sì in un'unica dose perché non sono previsti i richiami, che potrebbe aumentare di gran lunga le dosi a disposizione delle regioni. Regioni che fra l'altro cominciano a chiamare a gran voce anche il vaccino russo, lo Sputnik, che è già in distribuzione per esempio nella Repubblica di San Marino, anche la Repubblica Ceca ha detto che lo userà. Ancora da noi non è approvato, non è approvato nemmeno dall'FDA per la verità, e però insomma molti dicono che funziona, che ha una buona copertura e che quindi potrebbe essere utile proprio per aumentare le dosi a disposizione delle regioni. Intanto ieri una piccola rivoluzione anche politica: in un incontro dei leader, dei vertici del Movimento 5 Stelle, sostanzialmente è stato incoronato Giuseppe Conte come nuovo leader che dovrà guidare la trasformazione del movimento, una vera e propria rifondazione. L'incontro si è tenuto a Roma, dove c'era anche Beppe Grillo, e che è un po' sviato i tanti colleghi toscani che invece erano a Marina di Bibbona, dove c'è la casa appunto al mare di Grillo e dove negli anni passati spesso si sono svolti vertici politici. Invece ieri il 5 Stelle hanno optato per una più istituzionale albergo romano. Da noi che cosa accade? Accade che da oggi, come sapete, sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, non soltanto quelle superiori e l'ultima fascia delle scuole medie previste dalla zona rossa, ma anche le elementari e gli asili. La decisione è stata presa sabato mattina dalla giunta e per chiaramente cercare di limitare i contagi, cercare di limitare soprattutto la pressione sulle scuole, sugli operatori sanitari, sui tamponi, per fare tutto il tracciamento. Sono molte le classi in quarantena, ce n'erano 31 fra superiori e medie quando si è deciso venerdì di chiudere quelle, ma ce ne sono anche una ventina fra elementari e appunto scuole dell'infanzia. Quindi insomma, da qui la decisione comunicata sabato mattina dalla giunta. Vediamo subito i giornali nazionali per vedere le notizie principali della giornata, partendo dal Corriere della Sera, che apre appunto sui vaccini: dose unica, così la campagna vaccini si accelera, rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sugli studenti, picco di contagi tra 6 e 9 anni. Regia nazionale per l'immunizzazione, Praga dice useremo il protocollo russo prima del sì dell'Europa, il prodotto russo, scusate, prima del sì dell'Europa. Questo appunto
l'annuncio della Repubblica Ceca, e invece sulla Repubblica, sempre sulla pandemia, ci si concentra su un altro aspetto. Il titolo è: Covid, abusi per 2 miliardi, tangenti, appalti truccati e sprechi. Ecco la cifra al centro delle inchieste della Guardia di Finanza in tutta Italia. Su questo si concentra la Repubblica. È l'altra faccia dell'emergenza. 20 procure indagano da Milano a Napoli tra mascherine fallate e ospedali fantasma. E ancora, in una settimana 30.000 contagi in più, già 500 mini zone rosse, appunto le chiusure a piccole zone come quelle che per l'appunto riguardano anche noi. E invece sulla Stampa vediamo questa stretta, diciamo, voluta da Mario Draghi: vaccini, Draghi si riprende i poteri, il piano del governo è stop al far west delle competenze regionali, l'EMA a metà marzo sì a Johnson e Johnson. Questo, i contagi accelerano, dice la Stampa, e l'Italia cambia colore, a casa uno studente su tre, questo un po' il quadro generale. E ancora invece per la politica, appunto quello che vi dicevo ieri, siamo sul Corriere: Conte guiderà la rifondazione dei 5 Stelle, benedizione di Grillo, andremo lontano. E poi una retroscena firmato da Monica Guerzoni che dice: il prof solo al comando, non ci sarà un direttorio. E quindi insomma cambia parecchio la struttura del Movimento 5 Stelle, che invece era sempre stato quello dove non c'erano leader, dove non c'erano segretari e dove di fatto c'era una riunione, una decisione collegiale. Anche sulla Repubblica in soppalco c'è questa notizia: rifondazione grillina, con Conte nuovo leader, cambierà il simbolo 5S. E questo appunto nell'Unione Europea, svolta verso il gruppo socialista, con questa foto di Beppe Grillo ieri che si è presentato a Roma con questo specie di casco da semi-astronauta, fra virgolette. La stessa foto la troviamo anche sulla Stampa: Movimento 5 Stelle, Grillo offre il comando a Conte, PD verso la svolta, la vice sarà donna. E qui appunto la politica. Infine, come vedete a centro pagina sulla Stampa, ma non solo, una notizia di politica estera che arriva dalla Birmania, da Myanmar. Il titolo della Stampa è: Birmania, fuoco sulla folla che protesta contro il regime, 18 morti. Ieri appunto ancora proteste dopo l'arresto di Aung San Suu Kyi e la presa del potere definitivamente dal punto di vista militare. Appunto ancora proteste, e stavolta una repressione molto dura della polizia, 18 i morti. C'è un editoriale della Stampa che si intitola: ora l'Occidente batta un colpo, è passato un mese dall'arresto di Aung San Suu Kyi, che questa mattina, proprio poco tempo fa, è comparsa in tribunale all'udienza che la vedeva protagonista, e con questa sua comparsa ha un po' taciuto le voci che temevano che fosse di fatto fatta sparire in qualche modo. E ancora sulla Repubblica, stessa notizia: strage in Myanmar, il regime spara sulla folla, repressione armata delle proteste, 18 morti. La sorte di Aung San Suu Kyi è un mistero, scrive la Repubblica, svelato appunto poco tempo fa da questa sua comparsa in tribunale. E mentre anche sul Corriere troviamo la stessa notizia: in Birmania la polizia spara sui giovani, morti e feriti. Ma invece sul Corriere a centro pagina c'è un'intervista di Massimo Franco, firmata da Massimo Franco, con il Papa emerito Joseph Ratzinger. 8 anni fa il suo addio al papato, questa lunga intervista in cui lui dice: mi dimisi in piena coscienza, e poi dice: non ci sono due papi, il Papa è uno solo. E questo mette un po', insomma, l'ennesimo punto sulle questioni interne al Vaticano, questa bella intervista di Massimo Franco sul Corriere. Queste sono sostanzialmente le notizie che arrivano dallo scenario nazionale, appunto il cambio anche di regioni da oggi, e con il nuovo monitoraggio. Sapete, il prossimo appuntamento è come sempre venerdì, per vedere i numeri, se e come saranno cambiati. Io mi fermo qui con la pagina nazionale, facciamo una breve pausa e poi torniamo con gli affari di casa nostra.
Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Come dicevamo, andiamo a parlare degli affari di casa nostra, partendo proprio dalla chiusura delle scuole che è stata sancita sabato mattina dalla Giunta, per l'appunto anche le elementari e le scuole dell'infanzia. E fra l'altro nell'occasione il sindaco ha ribadito il suo appello alle famiglie e ai giovani dicendo state a casa, evitate gli assembramenti, evitate di stare fuori, le feste improvvisate, perché altrimenti è inutile chiudere le scuole se i comportamenti non cambiano. E per l'appunto leggo oggi dalla Nazione ad esempio che c'è stato insomma una festa in casa in centro, scatta il blitz, 27 multati, studenti universitari spagnoli trovati in un appartamento a due passi dal Duomo. La municipale interviene dopo la segnalazione di un cittadino e scopre il caos. In realtà di controlli non ce ne sono stati molti durante il giorno, però ci sono stati appunto, non è questo il primo caso, di interventi durante la sera e la notte, spesso segnalati appunto dai vicini. Ieri e l'altro ieri in città con l'avvio della zona rossa si è visto comunque un po' di movimento, non c'era la desolazione diciamo del vero e proprio lockdown di marzo, ma comunque poche persone in giro giusto per godersi questo sole primaverile che c'è stato durante il weekend. Con le misure che sono diventate più restrittive, diventano più serrati, dice il prefetto, e che ha fatto un tavolo con tutte le forze dell'ordine, ma lo ha ribadito appunto anche il sindaco, i controlli delle forze dell'ordine. Noi ne abbiamo parlato con il comandante della Polizia Municipale proprio, Cosimo Tafuro, dove appunto chiamato con gli uomini della Municipale a guardare cosa accade in centro. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. Questa prematura, tanto quanto illusoria aria di primavera, fa venir voglia di uscire di più. Emblematica domenica scorsa Piazza del Campo, piena di gente che si gustava la bella giornata, e questa mattina non era da meno. Da domani però Siena si sveglierà in zona rossa e le forze dell'ordine, in seguito ad una riunione in prefettura, sono pronte a potenziare i controlli sul rispetto delle misure di contenimento. Già da oggi la Polizia Municipale ha presidiato il centro storico ammonendo i trasgressori tra mascherine abbassate, spostamenti tra comuni non consentiti, privi di una giusta motivazione. A partire da domani, in questa settimana, i controlli saranno più serrati. I servizi di controllo al contrasto naturalmente sugli assembramenti e soprattutto sui contagi nella città seguono un percorso naturalmente coordinato dalla prefettura e dalla questura in stretta collaborazione fra tutte le forze dell'ordine. La Polizia Municipale fa la sua parte mediante la predisposizione di pattuglie presenti sul territorio che sostanzialmente hanno una funzione di maggiore controllo sul centro storico con degli agenti appiedati o con delle pattuglie automoto montate, ma il lavoro si svolge anche in tutto il resto della città e dei quartieri della città, per cui ha una prima fase chiaramente di natura più informativa e preventiva già da almeno un paio di settimane, sempre con il coordinamento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, e c'è stato naturalmente anche un intervento più corposo. Si prevede anche un aumento dei posti di blocco in vista degli spostamenti tra comuni? Su questo aspetto la Polizia Municipale, già a partire dall'inizio della zona arancione, ha predisposto dei posti di controllo nelle vie di principale accesso alla città, e sia dei controlli su autovetture e veicoli in generale, ma anche sul trasporto pubblico locale, dove sono stati fatti dei controlli all'interno con delle identificazioni e dei sanzionamenti, sicuramente lo scorso fine settimana, e ci predisponiamo anche in questo momento
momento. Chiaramente con la zona rossa le norme sono ancora più restrittive. Non ci sarà alcuna possibilità di mobilitazione all'interno della città o all'interno della provincia. E, è chiaro che con la zona arancione probabilmente c'era anche la necessità di intervenire in quegli orari in cui l'aggregazione soprattutto giovanile aveva un picco di aumento, quindi erano le ore dalle 16 in poi, ecco questo. Con la zona rossa noi ci aspettiamo un'attenzione costante tutto il giorno a questo punto. E con la zona rossa ricordiamo che sono sospesi gli spostamenti fuori dal comune per qualsiasi necessità che non sia appunto motivo di lavoro, di emergenza sanitaria o comunque comprovate necessità. E come dicevamo in apertura, da oggi sono chiuse anche le scuole. Noi eravamo sabato mattina a sentire il sindaco che ha dato proprio questo annuncio, ce l'abbiamo le parole del sindaco che annuncia la chiusura delle scuole, sentiamolo. Di chiudere sia gli asili nido che le scuole materne e le elementari, però gli ultimi dati ci sono pervenuti senza che questo, che la popolazione si allarmi, perché voglio essere molto chiaro che sia gli operatori sanitari, sia il comune, sia tutti, sia le forze dell'ordine, prefettura, questura, tutte le forze dell'ordine indistintamente, la municipale, ovviamente siamo qui sempre a presidiare il territorio, però i dati che stanno emergendo e che da ora in poi, almeno per una settimana o due, ricominceremo a fare la conferenza stampa il martedì e il giovedì proprio per dare alla popolazione dati più precisi, e ci dicono che alle scorte ci sono un totale di 87 casi, di cui oggi la ASL ci ha segnalato 48 nuovi casi alla giornata di oggi. In terapia intensiva alle scorte ci sono 13 persone su 18 posti, quindi stiamo andando diciamo non tanto lontani dall'esaurimento di quello che è appunto il numero di posti nella terapia intensiva, che potrebbe costringere le scorte a utilizzare altri spazi di terapia intensiva, quindi mettendo a rischio anche che altre possibili operazioni, altre persone che hanno bisogno non per il Covid ma per altre malattie che li possono colpire. Le scuole medie. Queste erano le parole del sindaco, appunto, che poi ha fatto il conto anche delle classi in quarantena e che appunto ha annunciato questa chiusura, che peraltro da molti era richiesta a gran voce da tempo. Oggi sul Corriere di Siena l'assessore alla scuola Paolo Benini dice: temo che non basterà una settimana di stop, capisco i disagi delle famiglie ma la situazione stava sfuggendo di mano. E fra l'altro il comune ha anche chiesto all'ASL un secondo punto per i tamponi drive-thru, quelli che si svolgono nel parcheggio della Menzana, perché ci sono file importanti proprio perché il nuovo protocollo di tracciamento, che prevede di andare indietro 14 giorni per ogni contagio, fa aumentare di gran lunga i tamponi da effettuare, e quindi si sta pensando di organizzare un altro punto in città. Intanto anche Castelnuovo Berardenga e Asciano hanno chiuso le scuole da oggi, aule vuote da oggi a sabato. Castelnuovo aveva già chiuso la media e l'elementare, ma di fatto da ieri ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Situazione analoga ad Asciano, con il sindaco che ha firmato ieri pomeriggio l'ordinanza di sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole e nei nidi per tutta la settimana, quindi insomma misure che si stanno allargando a tutta la provincia. Il sindaco parlava delle scotte, e proprio le scotte hanno numeri importanti. A ieri risultavano 87 persone nell'area Covid che conta 88 posti. Il direttore generale Barretta ha detto: abbiamo già attivato il piano di emergenza, cioè quello che allarga le aree Covid anche alle altre aree di altri dipartimenti per aumentare i posti letto, e ha detto anche che il virus adesso colpisce i più giovani, che sono soltanto il 5% i contagiati e gli ammalati over 65, cioè in quella fascia di età a più alto rischio, è cambiata proprio la diffusione del virus. A proposito sulla situazione delle scotte, noi
abbiamo sentito il direttore sanitario Roberto Gusino. Sentiamo che cosa ci ha detto. Abbiamo un numero importante di pazienti nelle nostre aree di ricovero Covid. In questo momento ci sono 15 pazienti in terapia intensiva, 14 di questi sono intubati, il quindicesimo paziente è in circolazione extracorporea, quindi diciamo in condizioni molto critiche. È una situazione in crescendo, abbiamo visto anche noi nelle ultime due giornate, diciamo abbiamo avuto un incremento anche nel numero di ricoveri. Si è abbassata la media di età, abbiamo anche pazienti che si presentano con una situazione Covid un po' più grave rispetto ad altri pazienti delle precedenti ondate. L'ospedale ha già ampliato la bolla, giusto? E so che la capacità comunque di accoglienza dell'area Covid sta per essere raggiunta, se non sbaglio. Allora, l'azienda si è dotata di un piano di espansione di posti letto e poi recentemente della redazione di un piano Covid più complesso. Abbiamo attivato l'area Covid pediatrica nei giorni scorsi, che è staccata dalla bolla Covid ovviamente, perché questo ci deve consentire di trattare in maniera diversa madri e bambini. Questo incremento di numeri ha fatto sì che chiaramente si siano preparate le altre bolle Covid all'interno della struttura ospedaliera, quindi andiamo oltre ovviamente la prima bolla. Ad oggi qual è invece la situazione delle altre attività assistenziali dell'ospedale? Beh, c'è da dire che il nostro piano Covid funziona a fisarmonica, quindi ovviamente man mano che aumentano i pazienti Covid si drenano risorse dagli altri settori, però diciamo che al momento teniamo sulla chirurgia oncologica, così come sui percorsi tempo dipendenti, sulla cardiochirurgia e la neurochirurgia, quindi quei settori che sono nevralgici tra l'altro per un ospedale hub di area bassa come il nostro. Sull'attività ambulatoriale non abbiamo ridotto molto le attività rispetto alle settimane scorse. Chiaramente se abbiamo un'ondata importante saremo costretti ovviamente a fare delle rimodulazioni, come abbiamo fatto comunque anche in altre occasioni. Per i prossimi due mesi direi che c'è da combattere, da sforzarci di non recedere, perché chiaramente abbiamo fatto già tanti sacrifici. Secondo me basta ancora poco per poi riuscire a vedere tanta luce, ecco. Queste le parole del direttore sanitario Roberto Gusino. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi torniamo per continuare la nostra puntata. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Ancora parliamo di contagio, ma soprattutto di screening, perché è in corso ancora a Sovicille la campagna Territori Sicuri. Ci sono oltre 3.000 prenotazioni da smaltire per fare appunto la mappatura della popolazione. Ieri c'era anche il presidente della regione Eugenio Giani, mentre invece è finita, si è conclusa la campagna a Monteroni d'Arbia, dove alla fine si sono processate oltre 4.300 tamponi dei cittadini, 21 i positivi accertati, quindi un numero diciamo molto migliore di quello che si temeva quando è scoppiato il focolaio con la variante brasiliana, e che ha permesso di isolare appunto le persone. Sentiamo il punto che ha fatto su Facebook il sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni. Sentiamo le sue parole. Oggi risultano essere 100 i nostri cittadini che sono risultati positivi agli esiti del tampone, e sono 500 i nostri cittadini che sono stati interessati dal provvedimento della quarantena. Sono 4.343 i cittadini che si sono sottoposti al tampone effettuato in piazza Matteotti, quello per comprenderci che si è raggiunto andando a piedi presso le postazioni organizzate dai volontari e dal personale medico e sanitario. A questi ovviamente si sono aggiunti altri 600 tamponi effettuati sui nostri cittadini che sono in quarantena attraverso dei percorsi dedicati. Pertanto possiamo dire che sono oltre 5.000
i nostri cittadini che nell'arco di questa settimana hanno effettuato un tampone, oltre il 50% della popolazione, un numero veramente significativo, un numero importante. Come ho già detto nel messaggio di ieri, per questo devo ringraziare tutti i nostri cittadini per il senso di responsabilità che hanno dimostrato. Bene, all'interno, in questo caso mi riferisco solo dei numeri, quelli per cui abbiamo già avuto dei riscontri dell'iniziativa Territori Sicuri, si sono registrati 18 casi positivi e 15 casi di positività a bassa area. Come sappiamo, la positività a bassa area deve essere nuovamente indagata attraverso un ulteriore tampone che potrebbe confermare il caso della positività, oppure, come io mi auguro ed auguro ai nostri cittadini che stanno ripetendo in queste ore il tampone, invece di dare un esito negativo. Beh, come vediamo, se possiamo utilizzare un dato che era invece il dato dello screening puntuale, del primo screening puntuale effettuato la settimana precedente, dove avevamo riscontrato 11 casi di positività su 275 tamponi effettuati, beh, ad oggi, ecco, ne abbiamo invece 18 su 4.343. E questo ci dice che la nostra situazione al momento appare stabilizzata. Ciò non significa che nei prossimi giorni, comunque, molto probabilmente assisteremo ad un incremento, seppur lieve, almeno questo è quello che ci auguriamo, di altri casi che potranno risultare positivi. Però, ecco, il dato ci consegna una situazione migliore di quella che ci aspettavamo. Ecco le parole del sindaco di Monteroni, Gabriele Berni. Appunto, una situazione migliore di quella che ci si aspettava quando è scoppiato il focolaio di variante brasiliana, e quindi bene, e anche dimostrazione che, insomma, questa mappatura a tappeto dei territori e delle popolazioni è veramente un modo per mettere in sicurezza i territori, andando a isolare anche gli asintomatici. Abbiamo parlato appunto del sud, della cintura senese, della nostra provincia. Andiamo adesso in Valdelsa, perché come ogni lunedì è il momento di fare il punto su cosa accade in Valdelsa, e c'è per noi, come sempre, Filippo Tecce. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, ben ritrovati. A prendersi in gran parte la scena la passata settimana è stato l'aggravarsi della situazione sanitaria sul territorio provinciale. Ebbene, non fa eccezione in questo senso la Valdelsa, dove la passata settimana c'è stato il decesso da parte di un'anziana signora ospite della RSA Bottai di Colle di Valdelsa, che è deceduta a causa del coronavirus, è deceduta a causa del Covid-19, nonostante fosse stata vaccinata con entrambe le dosi del vaccino di Pfizer, con la seconda somministrazione effettuata in data 26 gennaio. Chiaramente la ASL ci vuole vedere chiaro, la ASL vuole capire cosa sia successo, e considerando che altri ospiti della RSA Bottai di Colle di Valdelsa, nonostante il vaccino, hanno in seguito contratto il Covid-19, appunto sono in corso degli accertamenti da parte della ASL per verificare e valutare il livello di copertura anticorpale dei soggetti vaccinati che, nonostante questo, hanno preso il coronavirus. Tra l'altro, fa sapere la Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa, che gestisce la RSA Bottai di Colle di Valdelsa, non è escluso che questi casi di positività al Covid-19 siano della variante inglese, quindi che la variante inglese sia entrata appunto nella RSA Bottai di Colle di Valdelsa. Ma pure in questo senso sono in corso degli accertamenti, sono in corso delle ulteriori verifiche. A proposito di Covid-19, a proposito di variante inglese che è arrivata anche a Monteriggioni, lo ha annunciato la scorsa settimana il sindaco Andrea Frosini in un videomessaggio in cui ha fatto il consuntivo, ha fatto il bilancio della situazione sanitaria nel territorio comunale di Monteriggioni, e Frosini appunto ha annunciato che sono stati individuati due casi di positività al Covid-19 di variante inglese. Chiudo parlando di polizia penitenziaria.
perché il sindacato Sappe ha inviato una lettera attraverso il suo segretario Donato Capece al DAP, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e al capo gabinetto del Ministero della Giustizia. Questo perché per chiedere un incontro sindacale, l'apertura di un tavolo sindacale per elaborare e definire un protocollo operativo che vada a normare e a regolare i comportamenti della polizia penitenziaria in casi di tipo rivolte, violenze, minacce, resistenza, oltraggio, incendio doloso, dunque quando ci sono eventi critici come si deve comportare la polizia penitenziaria. Sappe ha inviato questa lettera facendo poi di fatto riferimento alla condanna del GUP Jacopo Rocchi nei confronti dei 10 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Lanza San Gimignano, per i quali appunto il giudice Rocchi ha di fatto riconosciuto le torture, seppure a livello concorsuale, ai danni di un detenuto tunisino, che si sarebbe, torture che si sarebbero verificate ad ottobre del 2018 al penitenziario di Lanza San Gimignano. Dunque il sindacato Sappe chiede chiarezza da un punto di vista soprattutto operativo per quel che riguarda la polizia penitenziaria. A te Giulia. Grazie a Filippo Tecce, come sempre puntuale in Valdelsa. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo e cambiamo argomento. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Lunedì 1° di marzo, come detto, cambio argomento e parliamo di cultura, ma soprattutto parliamo di Santa Maria della Scala, un tema che chi mi conosce sa mi è molto caro. Bene, ne andiamo a parlare, che è collegato con noi via Skype, con Pierluigi Piccini, consigliere comunale per Siena. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie di essere con noi. Allora, perché Piccini fa parte con altri consiglieri di questa commissione che ha, diciamo, lavorato su il nuovo progetto di Santa Maria della Scala, il nuovo statuto che deve disegnare il futuro quantomeno organizzativo e gestionale del complesso museale. Ci fa il riassunto di quello che, a cui siete arrivati? Che cosa avete messo nero su bianco? Beh, riassumere i 27 articoli è un po' complicato, però insomma, voglio dire, dopo 8 mesi di lavoro, dove ognuno ha portato le sue competenze, le sue capacità in una logica di collaborazione, devo dire, è venuto fuori uno statuto che rispetta un po' le indicazioni che erano state date anche dal Consiglio Comunale, cioè è una fondazione di partecipazione del terzo settore, quindi questo è stato approvato complessivamente dalla commissione come proprio scelta di fondo. C'è un socio fondatore, ovviamente, che è il Comune di Siena, che svolge il ruolo di garante, come dire, complessivo per quanto riguarda la proprietà e il rapporto culturale con la città, almeno nella fase iniziale. Poi c'è una serie di soci sostenitori che dovranno essere individuati, però, e quindi questo per esempio è il compito del consiglio di amministrazione che si dovrà insediare da qui al 31 dicembre del 23. Okay. Perché lo statuto diventerà, come dire, completamente esecutivo col 1 gennaio del 24. Perché 1 gennaio del 24? Perché la Commissione ha ritenuto giusto non sovrapporre, non intrecciare la nomina sindacale del sindaco con quella della fondazione, cioè deve essere ben chiaro che chi ha la responsabilità amministrativa del comune ha anche la responsabilità di nominare il consiglio di amministrazione e la presidenza per il periodo nel quale sarà sindaco, cioè togliere quel problema che noi abbiamo oggi ad esempio con la fondazione del Monte dei Paschi, per cui c'è un intreccio, un intercalare di tempi che poi crea delle difficoltà di gestione. Cioè che sono stati nominati dall'amministrazione precedente e poi devono interfacciarsi con quella attuale, no? È quel sì. Punto. Io personalmente ritengo che chi ha la responsabilità del governo perché è stato eletto deve avere la responsabilità complessiva, così come prevede per esempio la nomina in base alla legge 81, e questo concetto è stato accettato complessivamente da tutta la Commissione. E quindi
primo gennaio 24, proprio perché le prossime amministrative saranno a giugno del 23, scade il mandato. Il 23, quindi c'è il problema dell'accettazione dell'approvazione del bilancio, la chiusura del bilancio, e quindi con il primo gennaio parte praticamente la nuova amministrazione, oppure la vecchia se viene riconfermata. Certo, quindi 2 anni e mezzo sostanzialmente per costruire questa fondazione, in cui, ci diceva, il comune resta chiaramente socio fondatore, ma in cui poi bisogna trovare dei partner privati, se il modello è, come mi sembra di aver capito, anche l'esempio di Palazzo Strozzi, no? La fondazione Palazzo Strozzi a Firenze, dove però ci sono dentro gruppi industriali, imprenditoriali importanti dello scenario economico fiorentino. Non è detto che siano soltanto privati, possono essere anche, voglio dire, istituzioni, possono essere anche fondazioni, quindi è chiaro che il rapporto col privato va sviluppato, col privato di un certo livello, ovviamente, è interessato all'operazione. E chi è qui da noi? Chi può essere qui da noi, visto che le fondazioni del territorio, insomma, non è che abbiano tutti questi soldi da metterci? Grandi famiglie di imprenditori cittadini non mi sembra di vederne così tante come invece magari ci sono in altre città. Quindi chi è che può venire a investire sul Santa Maria della Scala? Non è detto che debba essere per forza una scelta locale. No, certo. Anzi, forse l'ambizione è quella di creare una struttura che ha un respiro nazionale e internazionale fin da subito. Tant'è vero che il consiglio di amministrazione, perché c'è una norma transitoria che si insedia da qui alla data del dicembre 23, ha proprio questo compito, cioè quello di far partire la fondazione, di individuare dei soci sostenitori, e quindi questo sarà il compito principale, e poi di nominare il direttore. E chi c'è in questo consiglio di amministrazione di transizione? Questo io non lo so, perché è una scelta. Noi abbiamo programmato una riunione dei capigruppo che sarà svolta a breve, penso, prima del prossimo consiglio comunale, dove andremo a discutere dei criteri, ovviamente, poi dopodiché le nomine spettano al sindaco in base alla legge 81. Certo. E quindi, voglio dire, e l'altro compito importante è quello di nominare il direttore generale. Il direttore generale che sarà nominato tramite un bando pubblico sui criteri stabiliti dal MIBACT. E anche questo è interessante, perché durando in carica il direttore generale di 3 anni praticamente sfalsa la nomina, in modo tale da avere una continuità tecnica nel momento in cui ci saranno probabilmente dei vuoti, no? Fra un'amministrazione e l'altra. E anche la figura del curatore, che è prevista e dipende direttamente dal direttore generale. Quindi, scindendo la figura in 2 figure diverse, da una parte un direttore generale, se ho capito bene, con ruolo più manageriale, quindi da manager della cultura, dall'altra un curatore invece con un ruolo più scientifico e relativo alla parte culturale artistica. E di conservazione, come si sono i conservatori. Tieni conto che poi su tutto, dal 1 gennaio 24, ci sarà un comitato scientifico che risponde sia al consiglio di amministrazione, al presidente, e che dà gli indirizzi scientifici insieme al comune sulla gestione della fondazione. Senta, quindi, Piccini, lei diciamo è stato, che le figure ci sono. Ecco, lei è stato uno all'epoca avversò molto la scelta dell'ultimo direttore che ha avuto il Santa Maria della Scala, Pitteri, dicendo che non era la figura giusta per quel ruolo. E quindi, ecco, ora che si deve guardare. Come? Stava facendo, mi sono ricreduto. Sì. Perché sì, non era tanto rivolto alla persona, al fatto che, come è chiaro lo statuto che stiamo facendo, che abbiamo fatto, cioè una persona unica che possa pensare di gestire complessivamente il Santa Maria della Scala, che ha diverse sfaccettature, io lo ritengo ancora inappropriato. Cioè, questo è la critica che io facevo a Pitteri. Ecco, infatti, a questo siamo arrivati, scindendo queste due cose?
questo siamo arrivati. Poi tenga conto che c'è un consiglio di amministrazione che ovviamente ha un ruolo anche di indirizzo, ovviamente. Poi c'è un comitato scientifico, poi c'è un presidente, cioè le figure poi hanno preso la loro dimensione in una logica che non è più, diciamo, di cinghia di trasmissione diretta del comune. Sì, è vero, il comune è presente, è responsabile, ha il ruolo principale, però poi c'ha una sua autonomia in termini di programmazione culturale e in termini di gestione del Santa Maria Scala. La mia critica era questa. Cioè, non era dovuta alla persona. No, certo, però adesso c'è un vuoto, no? Perché quella persona non c'è più, il sindaco insomma ruppe con lui in modo anche abbastanza netto, e al di là del fatto che adesso i musei sono chiusi in zona rossa, ma insomma speriamo di uscirne prima o poi. Non tutti i musei sono chiusi in zona rossa, eh? In zona rossa, sì. Scusa, non tutti i comuni, non tutti i musei sono chiusi e non tutte le mostre sono chiuse. Assolutamente, infatti quando siamo in zona arancione o in zona gialla chiaramente è diverso. Però mi chiedo, ora che c'è questa fase appunto di transitoria da un punto di vista di organizzazione e gestione, perché questo statuto deve andare in consiglio comunale, poi come diceva deve essere nominato il consiglio d'amministrazione, eccetera. Deve passare anche dal prefetto. Ecco, quindi tutta una serie di passaggi che comunque hanno bisogno dei loro tempi. Di là c'è questo vuoto gestionale, perché nessuno si sta occupando del Santa Maria della Scala. Che facciamo nel frattempo? Da qui al 24, se no là dentro il baraccone l'abbiamo chiuso. Cioè, continua a esserci quello che c'è stato finora, cioè un responsabile della cultura che è il sindaco in questo momento. Poi ho letto che ci sono delle questioni che riguardano la gara di appalto per quanto riguarda i servizi a Santa Maria della Scala, che ho criticato ferocemente, ma non tanto perché qualcuno è legato a qualcosa o a qualche associazione. Cioè l'idea di fare la bigliettazione da parte della Siena Parcheggi, secondo me, io la ritengo una cosa inopportuna, ma per tanti motivi, perché la Siena Parcheggi è caricata di tante funzioni già oggi e non è più la Siena Parcheggi il tesoretto che avevamo lasciato qualche anno fa. E questo è un primo problema. Poi il personale può svolgere ruoli di bigliettazione, ma comunque non può svolgere ruoli di gestione di un museo in generale, e quindi c'è bisogno di una figura specifica, perché non lo potrà fare il direttore generale da solo né il consiglio di amministrazione. Certo. Quindi si duplicano i costi. E poi c'è un discorso legato a tutte le attrezzature. Le attrezzature oggi sono proprietà di Opera Laboratori. Cioè, attrezzature dire, in che senso? Ah, dalle videoguide a tutto il resto, tutto di proprietà. Quindi c'è una questione di costi enormi. Io dico che se c'è la necessità di cambiare il gestore, si faccia una gara, cioè si faccia una gara con i player italiani e internazionali, perché ce ne sono brevissimi. Io ne conosco ovviamente alcuni francesi, ma anche tedeschi. Si faccia una gara di questa natura, nazionale internazionale, con i player e si guardi. Secondo me ci sarebbe, come dire, sicuramente un risparmio dei costi. Si potrebbe puntare molto sulla qualità, e poi bisognerebbe coinvolgerle in una cosa del genere il consiglio di amministrazione della fondazione il prossimo. Certo. Quali sono i tempi per avere questa struttura anche solo di transizione prima del 24? Ma io credo che da qui alla fine dell'anno, se ottobre, così, ottobre, novembre, dovremmo farcela subito dopo. Quindi a quel punto dovrebbe esserci una struttura in grado di decidere? Sì. Penso proprio di sì, io spero alla ripresa, cioè settembre-ottobre, cioè alla ripresa generale, non soltanto della fondazione, di avere questa struttura. Senta, un'altra domanda, al di là dell'aspetto gestionale, ovviamente sono le gambe sulle quali si muove. Scusami, mi sono dimenticato un passaggio. I biglietti da soli non vengono, ci vuole il rapporto con i tour operator. Certo. Il tour operator bisogna sceglierli di qualità, in modo tale che non sia soltanto lo staccare un biglietto, ma che ci siano dei tour operator che permettano
di stare sul territorio, una permanenza lunga sul territorio, chiusa parentesi, perché questo non è di poco conto. Assolutamente, non possiamo solo contare sul traino che fa il Duomo, no? Che con la biglietteria unica un po' di traino l'ha fatto sicuramente al Santa Maria, la biglietteria unica con il Duomo. No, mi chiedevo, l'aspetto gestionale, quindi la fondazione di partecipazione, eccetera, sono le gambe su cui il Santa Maria poi si deve muovere, ma sopra la testa, cioè il progetto culturale di quel posto, voi che vi siete confrontati in questa commissione, come lo avete immaginato? Cioè, perché è ovvio che noi abbiamo ragionato per anni sul progetto Brandi, che però ormai, voglio dire, sono passati tanti anni, abbiamo parlato per tanto tempo dei laboratori di restauro, degli studi d'artista che ormai sono sempre più lontani, cioè qual è il Santa Maria su cui si sta lavorando oggi? Noi non abbiamo parlato di questo, non abbiamo parlato della politica culturale. L'ha sollevato il PD Masino sul documento, voi sapete che il PD ha votato contro, e ormai è pubblico, quindi sì, certo. Posso nasconderlo. E ognuno ha le sue idee, cioè voglio dire, ogni gruppo porta le sue idee e sarà molto oggetto della commissione del comitato scientifico. Io credo che, l'abbiamo detto mille volte, così come è stato impostato il Santa Maria alla Scala non regge. Regge economicamente? Ma non regge neanche culturalmente, cioè si sta mettendo in piedi una struttura obsoleta, perché sostanzialmente è una galleria. Sostanzialmente è una galleria, adesso poi si aggiungono dei pezzetti. La Spannocchi, che secondo me è un errore. Dal 19 di marzo l'inaugurazione della Spannocchi. Per me è un errore perché indebolisce come dire, la possibilità dello spostamento della Pinacoteca, ma non solo, cioè è una collezione che, fra virgolette, ha poco a che vedere con la storia dell'immagine, della cultura. E fra l'altro va a occupare gli spazi che erano destinati alle temporanee, quindi in qualche modo secca quella vena lì. Esattamente, e quindi crea un irrigidimento complessivo. Anche la donazione, la famosa moderna, donazione di arte moderna delle centinaia di opere ancora nel cavò. Anche quella crea un altro pezzettino, cioè non c'è una visione da centro culturale come aveva Brandi. Io non lo ritengo il progetto di Brandi obsoleto. Ritengo che poi non era soltanto Brandi, perché c'era Pettali, c'era Briganti, c'era un'intelligenza dell'epoca che non lo ritengo assolutamente obsoleto. Io sono convinto che la prima cosa da fare è mettere insieme, l'abbiamo detto mille volte, le biblioteche, soprattutto su quelle di storia dell'arte, sono tante, sono diverse, a partire dalla sovrintendenza, altri privati, Briganti, università, ma anche la parte, diciamo, che è degli intronati, che riguarda la storia dell'arte, cioè è iniziare un vero processo di digitalizzazione. Lavorare fino in fondo, e oggi diventa sempre più difficile, ma ci sono ancora dei margini per portare la Pinacoteca al Santa Maria della Scala, se non tutta, almeno quella che ha un ragionamento filologico collegato insieme. Lavorare sulla didattica e sui master, andando a coprire quegli spazi italiani che sono vuoti. Per esempio, in Italia non c'è una scuola per il curatore, ad esempio, faccio l'esempio. Certo. E poi perché no portare all'interno anche le sovrintendenze, cioè la sorveglianza, facendo riferimento al fatto che la sovrintendenza di Siena oggi è Siena, Grosseto e Arezzo, cioè voglio dire, avere un luogo dove tu hai le hai, diciamo, gli archivi, diciamo, da una parte gli archivi, hai la didattica, hai la possibilità di far vedere immediatamente a chi fa didattica anche la possibilità di avere la storia fisica dell'arte senese, e dall'altra la supervisione, il controllo, quindi diventare un centro di, come dire, anche di intervento se necessario, e su questo preparare le esposizioni, cioè una storia delle esposizioni che ha una finalità filologica. C'è una storia dell'arte
italiana mai scritta, che noi l'abbiamo fatta per pezzi e bocconi, e lo scrive Bachstad, mi sembra in un libro, adesso non mi ricordo, qui da qualche parte c'è, dove lui dice che la storia una storia dell'Italia centrale, che parte da Siena, affronta tutto Arezzo, l'Umbria, arriva fino a Rimini, manca in questa. Cioè noi abbiamo Venezia, abbiamo Milano, perché da Bologna, Firenze, Roma, ma poi questa storia c'è Siena, ma non c'è questo filone. Ecco, questo per esempio potrebbe essere un grande tema. E poi abbiamo moltissima roba che è nei magazzini, certo, sui quali si può già lavorare, anche all'interno dello stesso Santa Maria della Scala. Cioè, quindi si possono aprire delle. Quello che viene fuori è la mostra comprata per ora, per questo ultimo periodo, mostre comprate in giro che sono già state viste. Mi risulterebbe che ci sia qualcosa di nuovo, per fortuna, da parte della Fondazione Monte dei Paschi, però non c'è questa visione strategica del reddito legato al bene culturale. Noi dobbiamo lavorare sulla redditualità del bene culturale, perché quello è il nostro futuro. Perché quando tu metti su una struttura del genere, e poi mi zittisco, verrà lo studente che dovrà starci una settimana, 15 giorni, un mese, verrà il professore, verrà le mostre di un certo tipo, anche di un certo livello. E che vuol dire? Vuol dire che poi tu devi prendere le case in affitto, certo, devi andare a mangiare, devi comprarti il maglioncino, hai bisogno di comprarti il quaderno, hai bisogno di comprarti. Questo è il reddito che si distribuisce, e non è il biglietto staccato perché fa la visita di 2 ore, 3 ore, e te ne una vai. Famiglia che poi, poverino, oggi con quelle nostre dimensioni non ha più surplus per comprare altro. Noi dobbiamo puntare su questo e crescere nella didattica, ma abbiamo tutti gli strumenti per farlo. All'interno di questo progetto, quanto, ora qui si esce un po', ma già che ho qui Piccini li faccio anche questa domanda, perché il Palazzo del Capitano lì accanto, che doveva far parte di questo grande progetto, no? Del grande Santa Maria, sembra, e qui uso il condizionale perché non ho carte in mano, che abbia preso la strada già lanciata nei giorni, nelle settimane scorse, dai quotidiani locali, della scienze della vita, biotech, con questo investitore russo che vorrebbe farci tutt'altro, quindi in qualche modo esce dal confine grande Santa Maria della Scala. Questo è un problema? I russi, perché ci abbiamo i kazaki e poi ci abbiamo gli armeni, i russi ci mancavano, quindi adesso abbiamo tutta la quindi quella gamba lì non c'è più nel progetto grande Santa Maria, non da c'è noia più. Io credo che ho parlato anche col presidente, lui dice che non ha necessità di vendere, lui dice non ha necessità come fondazione di vendere. Presidente, parliamo di Fondazione Monte dei Paschi, che è proprietaria di quel palazzo. Anche lì bisogna vedere come ci è arrivata ad essere proprietaria, perché voglio dire, poi furono oggetto di. Però oggi è proprietaria, non è che. Sì, è proprietaria, però vedi, quando si fece lo scorporo fra Monte dei Paschi e Fondazione, molti beni passarono, quelli non strumentali, passarono alla Fondazione per aumentarla in termini patrimoniali. E quindi qualcuno se lo dovrebbe ricordare questo, che poi, cioè, insomma, in qualche modo la collettività di Siena fece uno sforzo forte perché la fondazione fosse molto ricca, e ti ricordo che nel 2001 valeva 11 miliardi di euro. Sì, ce lo ricordiamo. Però io ho fatto una domanda al presidente della fondazione, cioè le procedure per quanto riguarda obbligatorie, per quanto riguarda il bene come bene culturale, sono state fatte o non sono state fatte? Nessuno mi ha risposto, e se non vengono fatte quelle procedure, qualsiasi tipo di vendita è nullo. Quindi questo io non quindi so ancora più. Non è chiusa, dice lei, questa faccenda? Non è chiusa, e spero che non sia chiusa, perché la tipologia di quell'edificio attaccata così strettamente al Santa Maria Scala potrebbe far diventare quell'edificio la testa culturale intelligente di tutto il Santa Maria della Scala. Cioè doveva essere lì la famosa parte di didattica, di laboratori, di restauro, no? Didattica, c'era la facoltà di matematica, quindi capisci? C'era già la didattica in qualche c'era modo. C'era già la didattica, poi lì si possono trovare delle convergenze con la contrada dell'Aquila, cioè voglio dire, diventa già tutto più semplice rispetto a un privato che ha altre finalità. Loro stessi, cioè io
credo che è un errore vero questa cosa, anche perché è un patrimonio che appartiene a, cioè quello non è un palazzo qualsiasi, non so, anche come storia, certo, storicamente, visceralmente alla storia di questa città, e quindi cederlo mi sembra veramente, anche perché poi voglio dire il privato o compra o non accetta, perché tranquillamente al limite si poteva dare anche in concessione per un certo periodo di tempo, certo. Ma sembra da quello che mi dicono che voglia soltanto comprare. Ora che voglia soltanto comprare un po' è sospetto, perché una volta comprato, come dicevano i cittadini, i contadini, non appartiene più alla collettività, no. E se fra 10 anni, 15 anni la didattica non va più e magari a due passi dal Duomo ci starebbe bene qualche cos'altro, chi lo sa. Certo, questo è un grande tema. Io ho finito il tempo, quindi la devo salutare. Ultimo passaggio per chiarire, quindi, visto che siamo partiti dal nuovo statuto del Santa Maria, deve andare in Consiglio Comunale a questo punto. Quindi prima conferenza dei capigruppo e poi Consiglio Comunale? Conferenza dei capigruppo, Consiglio Comunale, prefetto e poi divento operativo. E quindi insomma questione di qualche settimana? Ma io credo che la volontà di tutti è quella di farlo partire, diciamo, alla ripresa. Ecco, come dicevamo prima, a settembre. Io spero, ma credo anche da quello che diceva il sindaco e gli altri, la volontà è quella di farlo partire alla ripresa, ovviamente, definito nei suoi passaggi obbligatori di legge. Bene, bene, torneremo a parlarne allora. Grazie a Pierluigi Piccini di essere stato buona con noi. Buona giornata e arrivederci. Grazie, arrivederci, buona giornata. E ci fermiamo, ultima pausa e poi torniamo per chiudere. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, siamo quasi in chiusura dopo un'ultima notizia di sport, perché avevamo parlato nei giorni scorsi anche col sindaco di Sovicille Gugliotti della mezza maratona organizzata ieri a Ampugnano in vista poi della maratona che l'11 di aprile giocherà le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo. Bene, ieri a Ampugnano è stata festa grande perché nella mezza maratona Job Faniel ha stabilito il nuovo record italiano su questa distanza, record che durava ben da 19 anni, quindi insomma è stata una bella giornata, tutto ha funzionato, una bella giornata di sport nonostante la zona rossa che lascia ben presagire anche per appunto la maratona dell'11 di aprile in cui molti atleti si giocheranno la qualificazione per Tokyo. Io sono in chiusura, non prima, ecco qua avevo perso la scaletta, non prima di dare la linea come ogni lunedì a Maura Martellucci con la sua pillola Accadde il lunedì. Oggi torniamo indietro al 1817, il primo marzo nasceva Giovanni Dupré. E io mi fermo qui, grazie come sempre a Samu Piras in regia, grazie a tutti voi di averci seguito, ci vediamo domani con un'altra puntata di Buongiorno Siena. Buona giornata e linea a Maura Martellucci, Accadde il lunedì. Il primo marzo del 1817 nasce nella contrada di Capitania dell'Onda, in quella strada che al tempo si chiamava Via di Malborghetto, ma che oggi a lui è intitolata, Giovanni Dupré. Dupré si forma come intagliatore e frequenta l'Accademia di Belle Arti a Firenze. Gli dà subito una fama internazionale, a lui a 25 anni, una scultura, la Belle Morente, che viene realizzata per l'esposizione del 1842. Giovanni Dupré è un uomo discreto, schivo, un modernista saldo, come scrivono di lui, sia come insegnante che come maestro, amici importanti, Capponi e Tommaseo, però è un artista scomodo, è amato ma anche molto molto criticato. La Belle gli dà una fama immediata, ma desta un clamore tale che addirittura viene criticato perché viene accusato addirittura lo scultore di aver utilizzato per fare il calco in gesso un qualcosa di vero, e capitemi voi il senso. Rientra a Siena dopo queste critiche nel 1844 e Siena gli è vicino, Londra gli è vicino.
realizza la Pietà, l'altra sua grandissima opera per la Cappella Bichi Ruspoli, e riceverà per questo la medaglia d'oro nel 1867 all'Esposizione Universale di Parigi. È l'unico forse artista alla quale viene dedicata una locomotiva. Infatti Siena nel 1869 ha la sua ferrovia, la ferrovia Siena-Empoli, e una delle locomotive che seguono questa tratta è proprio intitolata con il nome del celebre scultore. Muore a Firenze il 10 gennaio del 1882 e dicono le cronache: operai ed artefici sospesero a migliaia il lavoro per recarsi sulle vie sulle quali passava il feretro per seguirlo. Parlare dei Dupré e del legame con la Contrada dell'Onda vuol dire fare una puntata per conto suo, perché il legame è stretto da sempre. Quando rientra a Siena Dupré molto amareggiato per le critiche ricevute, la Contrada gli dà delle commissioni, gli è vicina proprio come un figlio. A lui nel 1890 viene intitolata la Società di Mutuo Soccorso e viene inserito addirittura nel Lino dell'Onda. Prima viene creata una gipsoteca dove sono conservati in Contrada i diversi, molti gessi delle sue opere, proprio a ricordo della sua memoria, e adesso viene intitolato ora il museo. Nel 2017, quindi è comunque una vita fa, e per questo il lapsus, il Comune di Siena dedica il drappellone ai 200 anni della nascita dell'artista. Lo dipinge un'artista straniera, Cinta Tantra, e logicamente, manco a dirlo, il drappellone dedicato a Giovanni Dupré lo viene vinto dalla Contrada dell'Onda, e Dupré ancora una volta nei secoli torna a casa.